Saltacavalla. C'era una volta due carbonai, marito e moglie, che vivevano in mezzo a un bosco, in una capanna di legno. Lui abbatteva gli alberi, li scheggiava e la moglie raccoglieva la legna e preparava la catasta, con la corda tutt'intorno per tenerla ben legata. Il marito l'aiutava a far la bocca in alto alla catasta e i buchi per darle sfogo e appiccava il fuoco. Lavoravano così tutta l'annata, contenti di guadagnarsi il pane onestamente. Sarebbero stati felici se avessero avuto un figliuolo. E mentre la catasta ardeva, straiati per terra, essi facevano tanti bei castelli in aria. Quando avremo un bambino o una bambina, tu prenderai un garzone e tu starai in bottega in città. Tu condurrai il carbone e tu lo venderai. Se sarà un bambino, gli faremo apprendere un altro mestiere. Se sarà una bambina, ne faremo una regina. Di tanto in tanto il marito si alzava per osservare l'andamento del fuoco e diceva: «La catasta arde bene». 8 giorni dopo, tornando dalla città dove era andato a vendere il carbone, il marito portava un grosso pacco sotto il braccio. «Che bel regalo mi hai comprato, marito mio!» «Indovina, moglie mia!» «Una veste di mussola?» «Ma che!» «Un cosciotto di abbacchio?» «Ma che!» «Lasciami vedere, che sarà mai se lo posi con tanta cautela sul letto?» «Ti ho portato un figliolino!» «Di cenci?» «Di carne e ossa, guarda!» Era davvero un bel bambino roseo, biondo, che dormiva saporitamente, avvolto in panni finissimi, orlati di trine. «E chi te l'ha dato?» «L'ho trovato tra l'erba, sull'orlo di un fosso». «Sarà la nostra fortuna! Gli vorremo bene come a un vero figliolo». «Ma per allattarlo?» «Compreremo una capra». La capra in poco tempo si affezionò talmente al bambino che andava a porgergli i capezzoli assai meglio di una nutrice. La carbonaia glielo posava per terra su una coperta di lana e quella, appena lo sentiva vagire, accorreva e sceglieva la posizione più comoda perché il bambino poppasse. Ciò pareva un miracolo al marito e alla moglie, che al veder crescere quel bimbo sano, vispo e bello, ripetevano ogni giorno: «Sarà la nostra fortuna!» La donna ora, dovendo badare al bambino, non poteva più aiutare come prima il marito nel far la catasta. Avevano preso un garzone. Il bambino cresciuto era diventato un frugoletto. Correva qua, montava là, si arrampicava agli alberi, non stava quieto un momento e spiccava certi salti come una cavalletta. Per questo lo chiamarono Saltacavalla. Più cresceva e più frugolo diventava. «Dov'è Saltacavalla?» «Era qui un momento fa». «Tu non lo tieni d'occhio abbastanza». «E tu lo vizi con le carezze». «È così buono». «È così buffo certe volte». «Ora picco fuoco alla catasta». «Ehi, ehi, adagio, ci sono io». Dov'era andato ad accovacciarsi? In cima alla catasta, dentro la buca. Aveva preso di mira il garzone e gliene faceva di ogni specie. Gli nascondeva le scarpe nei mucchi di carbone, gli faceva sparire la camicia e il calzone che andava ad appendere in cima a un albero e dopo averlo fatto ammattire un bel pezzo esclamava: «Toh, hanno messo una bandiera bianca lassù!» La camicia sventolava proprio come una bandiera. «Toh, c'è là in alto lo spauracchio per i passeri!» Erano i calzoni infilati a due rami. I carbonai, non riuscendo a trattenere le risate, non pensavano neppure a sgridarlo. E Saltacavalla si faceva pregare un po' prima di arrampicarsi lassù e di restituire al garzone calzoni e camicia.
La donna gli lavava mani e faccia 2-3 volte al giorno, ma dopo pochi minuti Saltacavalle era nero, mani e faccia peggio di un piccolo carbonaio. E se la mamma e il babbo, egli non sapeva che non fosse figlio loro, lo sgridavano, Saltacavalla faceva smorfie e gesti così strani, torcendo il muso, sgranando gli occhi, tirando fuori la lingua, che non era possibile rimanere seri. E tutto finiva in una grande risata. Rideva anche il garzone. Ora accadde che un giorno si trovò a passare nel bosco il re con 2 persone del suo seguito. Avevano smarrito la strada. Vedendo che i carbonai stavano per dar fuoco alla catasta, scese da cavallo e volle assistere all'operazione. Il re era triste, cupo e non diceva una parola. Non dicevano una parola neppure quelli del seguito mentre il carbonaio appiccava il fuoco. Marito e moglie avevano capito che quei signori, vestiti così bene e con quei bei cavalli, dovevano essere personaggi molto importanti. La donna perciò si teneva in disparte e tratteneva a sé Saltacavalla per impedirgli di farne qualcuna delle sue. A un tratto, Saltacavalla scappa e va a piantarsi a gambe larghe con le braccia dietro la schiena in faccia al re, squadrandolo da capo a piedi. Il re stese una mano per fargli una carezza. Saltacavalla allungò il muso, cacciò fuori la lingua, sgranò tanto di occhi e torse il collo a destra e a sinistra. Un lieve sorriso spuntò sulle labbra del re, ma scomparve subito. «Me lo dai quel bastone lustro che porti al fianco?» Intendeva dire la spada. Saltacavalla non aveva mai visto spade e non sapeva come si chiamassero né a che uso servissero. Il re tirò fuori dal fodero la spada e gliela mostrò per fargli capire che non era un bastone. «È un coltello? Troppo lungo per affettare il pane, non serve. Guarda il mio, costa 2 soldi!» E cavato di tasca il coltellino, Saltacavalla lo aprì e cominciò a far l'atto di tagliare 1, 2, 3 fette di pane da una pagnotta, accompagnando il gesto con tali smorfie delle labbra, di tutto il viso, torcendo gli occhi, cacciando fuori a più riprese la lingua, che il re sorrise e stese di nuovo la mano per fargli una carezza. La povera donna era sulle spine e diceva a Saltacavalla di smettere, come se gli avesse detto: «Fai peggio!» «È tuo quel cavallo bianco? Me lo dai?» E prima che il re rispondesse, Saltacavalla era in sella e picchiava con le calcagna sui fianchi dell'animale legato per la briglia al tronco di un albero. L'animale, abituato agli speroni, non dava peso a quei colpettini e rimaneva tranquillo. Saltacavalla si arrabbiava gridando «Arilà! Arilà!» e faceva gesti così scomposti, così buffi, cacciando fuori la lingua, agitando le braccia e le gambe, che il re, nonostante la sua serietà e il suo cattivo umore, fu preso da una vera convulsione di risa. Non rideva così tanto da un gran pezzo. Quando poté frenarsi a parlare, disse ai carbonai: «Affidatemi questo ragazzo, lo porto via con me, ne farò un gran signore». «Neppure al re in persona», risposero insieme marito e moglie. «Lo abbiamo allevato col nostro sangue». «Non è vero», gridò Saltacavalla. «Mi hanno detto loro stessi che mi ha allattato una capra». Il re fu preso da un nuovo accesso di risa e quando poté frenarsi e parlare disse: «Sia, non vi separerò. Questo bambino è stato per me il più gran medico del mondo. Mi ha fatto ridere ed erano anni ed anni che non ridevo. Verrete ad abitare nel mio palazzo. Sono il re». Marito e moglie sbalordirono. «Perdono, maestà, chi poteva immaginare?» Ma tutto finì in una gran risata, perché Saltacavalla, sceso giù di sella, si buttava ai piedi del re, ripetendo in modo buffo, stralunando gli occhi, cacciando fuori la lingua, picchiandosi il petto:
Perdono, maestà! Chi poteva immaginare? Così Saltacavalla e Carbonai, marito e moglie, furono accolti nel palazzo reale. I creduti genitori in un appartamentino a pian terreno che aveva un orto. Saltacavalla in una camera vicino a quella del re, che lo voleva davanti quasi in tutte le ore della giornata, anche quando teneva consiglio coi ministri. Gli aveva fatto cucire dal sarto di corte un bel vestito da paggetto e dal calzolaio di corte un paio di borsacchini, che erano gli stivaletti allora in uso. Ma Saltacavalla vi si trovava dentro impacciato, quasi vestito e borsacchini gli impedissero i movimenti. A volte accadeva che il re lo cercasse per le sale del palazzo senza riuscire a trovarlo. Fruga, Chiama, all'ultimo scoprivano Saltacavalla in una terrazza, con indosso i vecchi cenci, scalzo, che correva da un punto all'altro, facendo salti, capriole, mosse buffe. E siccome lo cercava perché voleva divertirsi con lui, lo lasciava fare e rideva. Prima dell'arrivo di Saltacavalla, il palazzo reale era triste, silenzioso come un cimitero. Il re, oppresso da grave malinconia, viveva solitario, appartato nelle sue stanze, dove a lunghi intervalli riceveva i ministri. «Maestà, c'è da far questo, c'è da far quest'altro. Vostra maestà permetta!» Il re accennava di sì col capo e non vedeva l'ora di levarseli di torno. I ministri perciò facevano quel che a loro pareva e piaceva. Da che il re era divenuto un altro grazie a Saltacavalla, spandeva il buon umore per tutto il palazzo e fuori. Si occupava di ogni cosa e non lasciava ai ministri la libertà di fare quel che a loro pareva e piaceva. Dava grandi feste, prendeva parte alle pubbliche cerimonie, accordava udienze anche alle più umili persone. E tutti, meno i ministri, benedicevano Saltacavalla che aveva operato quel miracolo. I ministri si riunirono un giorno segretamente. Saltacavalla è il nostro malanno. Quando sarà cresciuto con gli anni, il vero ministro sarà lui. Il re gli vuole così bene che finirà col dichiararlo suo successore, vedrete. Oh, non ci mancherebbe altro, bisogna dar moglie a sua maestà. Dite bene, eccellenza. E la prima volta che furono chiamati a consiglio, il capo dei ministri disse: Maestà, il popolo desidera l'erede al trono. Non sono vecchio né malaticcio e ho ancora tempo per pensarci. Maestà, certe cose è meglio farle presto che tardi. Picchia oggi, picchia domani, il re si decise a dir di sì. Appena Saltacavalla seppe che il re aveva mandato a chiedere in sposa la figlia del re di Francia, si fece avanti stropicciandosi le mani dall'allegrezza. Maestà, il re di Francia avrà certamente un'altra figlia anche per me. Che cosa vorresti farne? Oh bella, sposarla! Sei troppo giovane per ora, bada a crescere. Dopo... Saltacavalla rimase pensieroso e in tutta la giornata non fece nessuna smorfia da fare ridere il re. Maestà, son cresciuto di un giorno. È pochino, Saltacavalla. Maestà, son cresciuto di 8 giorni. È poco ancora, Saltacavalla. Si avvicinava il mese in cui dovevano aver luogo le nozze del re. E intanto nel palazzo reale non si faceva nessun preparativo. Il re di giorno in giorno ridiventava di cattivo umore. Perché non mi fai ridere più, Saltacavalla? Quando non rido io non deve ridere nessuno. E perché tu non ridi più? Perché non mi volete dare in moglie una figlia del re di Francia. Bada a crescere. Dopo. Son già cresciuto di 2 mesi. E andava via triste, a capochino, più triste del re in persona. Venne un ambasciatore del re di Francia per stabilire, come d'accordo, il giorno preciso delle nozze. Non sposo più, rispose il re. Maestà, questo è un affronto. Ce ne darete ragione.
Non sposo più, prendetela come volete. Il re di Francia la prese malissimo. Mandò a dichiarargli guerra e invase subito il regno con un numeroso esercito. Maestà, i nostri soldati sono stati sconfitti! Mandate un altro esercito incontro al nemico. Maestà, i nostri soldati sono stati nuovamente sconfitti. Mandate un altro esercito. Si presentò tutta un tratto Saltacavalla. Maestà, date il comando a me, vi farò vedere io. E faceva il gesto di muovere la sciabola in tondo. Zif, zaf, zif, zaf. Saltava da un punto all'altro della sala, menando pugni e calci, facendo smorfiacce, cavando la lingua in faccia ai ministri e tornando a far finta di sciabolare in tondo, di tagliar teste e di infilare nemici. Zif, zaf, zif, zaf. Il re cominciò a ridere. Cominciarono a ridere anche i ministri, mentre Saltacavalla continuava. Zif, zaf, zif, zaf. Tutto a un tratto il re disse: Saltacavalla, sia generalissimo. Maestà, maestà, con l'esercito nemico non si scherza. Saltacavalla, sia generalissimo. Di fronte agli ordini del re, i ministri non fiatarono più. Tanto meglio, pensarono. È l'unico mezzo per levarci Saltacavalla di torno. Saltacavalla, tutto ringalluzzito, disse: Grazie, maestà! E rivolto ai ministri con aria spavalda soggiunse: Mi si mandi subito il sarto di corte! Il sarto, sentito che si trattava del generalissimo, accorse in fretta. Vedendosi però davanti quel ragazzino di Saltacavalla, sospettò che qualcuno si fosse fatto beffa di lui e stava per tornarsene indietro, ma intervenne il re e gli ordinò di eseguire quel che Saltacavalla desiderava. Voglio un paio di calzoni con la gamba destra metà bianca metà nera e la sinistra metà rossa e metà gialla. Sarà obbedito. Voglio una divisa metà azzurra e metà verde, con la manica verde dal lato azzurro e la manica azzurra dal lato verde. Sarà obbedito. Voglio un berretto a spicchi gialli, rossi, verdi, bianchi, azzurri e un gran gallone d'oro tutto intorno. Sarà obbedito. Chiamatemi il calzolaio di corte. Il calzolaio, sentito che si trattava del generalissimo, accorse in fretta. Vedendosi però davanti quel ragazzino di Saltacavalla, sospettò anch'esso che qualcuno si fosse fatto beffa di lui e stava per tornarsene indietro, ma intervenne il re e gli ordinò di eseguire quel che Saltacavalla desiderava. Voglio un paio di borsacchini. Quello di destra, metà di pelle rossa e metà di pelle gialla. Quello di sinistra, metà di pelle bianca e metà di pelle nera. Sarà obbedito. E che abbiano la punta appuntita lunga così. Sarà obbedito. Saltacavalla aveva pensato alla divisa, ai calzoni, al berretto, ai borsacchini, ma né a una spada, né a una lancia, né ad arma di alcun tipo. L'esercito era pronto a partire. Saltacavalla aveva già calzato i borsacchini, indossato la divisa, si era messo in capo il berretto a spicchi. Dove vai, Saltacavalla? Maestà, vado in cucina. Per far cosa, Saltacavalla? Vado a prendere una padella per scudo e uno spiedo per spada. Come ti piace, Saltacavalla? E si mise in capo all'esercito con la padella e lo spiedo in spalla. Cosa strana, nessuno rideva vedendolo vestito ed armato a quel modo. Prima di mettersi in marcia, egli disse ai soldati: Quando darò un colpo sul fondo della padella, voi dovete fermarvi. Quando ne darò due, precipitatevi all'assalto. Quando ne darò tre, cessate di combattere. Chi non mi obbedisce, peggio per lui! Cammina, cammina, arrivarono in faccia al nemico. Pan! E i soldati di Saltacavalla si fermarono. E
lui si fece avanti con mosse buffe, torcendo le labbra, sgranando gli occhi, cavando fuori la lingua a riprese. E i nemici lo guardano stupiti, e poi cominciano a ridere, contorcendosi, lasciando cascare giù le armi, tenendosi stretta la pancia, rotolandosi per terra. Tatan! E i suoi soldati si precipitano all'assalto ed eliminano i nemici, che li lasciano fare ridendo, incapaci di opporre la minima resistenza. Ta-ta-tam! Rimanevano appena un centinaio di uomini che Saltacavalla voleva fare prigionieri e condurli, legati a due, al cospetto del suo re. Quando si sparse la notizia che Saltacavalla tornava vittorioso, il popolo si rovesciò per le vie e migliaia di persone gli andarono incontro fuori dalle porte della città. Il re gongolava dalla gioia, ma i ministri, diventati in viso più verdi di limoni, dovettero fingere di essere contenti. Se col ritorno di Saltacavalla sano e salvo, Sua Maestà riprendeva a ridere e a star di buon umore, la loro cuccagna era finita. Affacciati a un balcone del palazzo reale, ai lati di Sua Maestà, essi si stupivano di non sentire applausi o grida di evviva, ma un rumore indefinibile che diveniva più forte mano a mano che pareva si venisse avvicinando. Erano risate. Alla vista di Saltacavalla, vestito e armato a quel modo, che dall'alto del suo cavallo di generalissimo faceva smorfie, stralunava gli occhi, allungava le labbra, cacciava fuori la lingua e dondolava la testa come un burattino per ringraziare della festosa accoglienza, il popolo aveva dovuto cessare di applaudire e rideva, 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 e l'onda della risata si propagava rumorosa mano a mano che Saltacavalla avanzava alla testa dell'esercito vittorioso. Al clamore delle risate del popolo sotto il palazzo reale si unì ben presto lo scoppio di quelle del re e dei ministri. I ministri specialmente si contorcevano, si davano gomitate spintoni, si buttavano gli uni addosso agli altri, senza nessun riguardo alla presenza del re. Il re rideva, sì, ma non con quella violenza. I ministri erano diventati paonazzi in viso, non ne potevano più, soffocavano, e rientrati nel salone si buttarono per terra, rotolandosi in convulsioni di risa, poi giacquero. Erano morti dal ridere. Il re, temendo che accadesse qualcosa di simile tra la folla, scese incontro a Saltacavalla, che saltò giù di sella, gli depose ai piedi la padella e lo spiedo e piegò un ginocchio, ma con un gesto così buffo che le risate della gente raddoppiarono. «Basta, Saltacavalla, basta!» esclamò il re. «Vuoi tu farli morire dalle risate, come sono morti i ministri?» «Ah!» fece Saltacavalla. «Poverini! Poverini!» e finse di scoppiare in un pianto dirotto. «Basta, Saltacavalla, basta!» esclamò il re. Saltacavalla fece un gesto di stizza. «Basta anche se faccio ridere? Oh, è meglio che me ne vada!» «No, Saltacavalla, no!» Ma il re ebbe un bel gridare. «No, no!» Saltacavalla, in quattro salti, era già sparito. Attese, attese che Saltacavalla ritornasse, ma Saltacavalla non si fece più vedere. Il re mandò a chiamare i Carbonai, marito e moglie, che vivevano tranquillamente nell'appartamento a pian terreno loro assegnato. «Sapete niente di vostro figlio?» Quei due credettero che Saltacavalla avesse fatto qualche cattivazione e che il re volesse punirlo. «Maestà, perdono, ma non ne sappiamo nulla da quando è tornato dalla battaglia!» E subito il re divenne triste, temendo di aver perso Saltacavalla per sempre. D'improvviso, quando il volto del re e di tutte le persone intorno si era fatto cupo, 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 da dietro un angolo, ecco spuntare il viso di Saltacavalla che, come suo solito, stralunava gli occhi, tirava fuori la lingua e girava la testa come un burattino di legno. A quella vista subito il buon umore tornò sulle labbra e negli occhi dei presenti.
Li aveva burlati Saltacavalla perché purtroppo a volte alcune persone hanno bisogno di perdere il buon umore per capire quanto sia importante sorridere. E quel giorno che grandi festeggiamenti ci furono! La guerra era vinta, con i nemici che ancora se la ridevano. I ministri bugiardoni fatti fuori da uno scoppio di risa, il re gioioso e tutto il paese in festa. Anche nelle vie più umili e desolate le persone si incrociavano sorridendosi. Il re, felice nel vedere il suo popolo così contento, decise di nominare Saltacavalla ambasciatore e lo inviò a trattare gli affari dello Stato presso le corti più ostili. Saltacavalla si presentava al cospetto di re, principi e primi ministri con la sua veste tutta colorata, con i borsacchini rossi e gialli, bianchi e neri e strabuzzando gli occhi, cacciando la lingua e roteando la testa, faceva sbellicare tutti dalle risate. In men che non si dica, il continente fu travolto da un'ondata di risate e buon umore che si diffondeva come un'epidemia di gioia, da Saltacavalla ai regnanti, dai ministri agli ufficiali, dalle truppe agli artigiani, nelle piazze, nelle vie, nelle case, fino ai bimbi appena nati che aprivano gli occhi sorridendo. E tutti impararono che una risata vince più di mille guerre. Stretta la foglia, larga la via, dite la vostra che ho detto la mia.